Ben ritrovati di nuovo su Review You, vado a recensire insieme a voi queste luci LED pensate appositamente per essere messe al di sotto dei pensili della cucina o anche in camera o in garage. Acquistate su Amazon ad un prezzo veramente conveniente, calcolando che sono 6 pezzi, 6 sbarrette che potete andare ad unire come ho fatto in questo caso. Io, marca Serson, link in descrizione come sempre, se le trovate in offerta sono ancora più felice per voi. Vi vado a leggere un po' di dati tecnici prima di farveli vedere più nel dettaglio. Allora, abbiamo un voltaggio di 12 volt, abbiamo un ciclo di accensione oltre 15.000, sto leggendo ovviamente classe di consumo energetico LED, abbiamo poi temperatura di colore 3000 Kelvin, bianco caldo, e devo dire che non è poi così caldo, è più che altro un bianco tendente al freddo, però è ovviamente soggettivo, ma come si vede nella ripresa che sto effettuando è piuttosto fedele. Vi faccio vedere per capirci la luce della K, che è molto più gialla rispetto al LED, e devo dire che mi piacciono perché, a differenza della luce gialla, c'è qualcosa di elegante ma anche di moderno. Poi è personale, ovviamente preferisco la luce più bianca, più fredda, che mi sa più di moderno. Comunque, vi stavo leggendo, appunto, hanno un angolo di fascio luminoso di 90 gradi, meno di 0,5 secondi per accendersi, ma questi sono veramente dei dettagli. E poi c'è scritto che durano 25.000 ore. Non sono dimmerabili e mantengono anche la temperatura al di sotto dei meno 20 gradi e al di sopra dei 45 gradi. Arrivano 6 barre luminose con 2 lunghi cavi di collegamento di 2 metri. Come vedete c'è la parte dell'alimentatore, che è questa qua, la parte dello switch, e poi qua io ovviamente l'ho accorciato, ma una prolunga che vi permette di arrivare poi a questo pezzo di collegamento. Ok, quando arrivate qua avete esattamente poi un pezzo che arriva fino a qua staccato, un altro pezzo sono 2, un altro pezzo sono 3 e un altro pezzo sono 4. Una volta che ovviamente collegate i vari pezzi, perché potete scegliere come se avete un pensile più lungo o più corto, potete scegliere quante barre luminose mettere, inserire un po' come Lego. Una volta che avete inserite, potete anche scegliere di fare come ho fatto io, ovvero le prolunghine, perché arrivano delle prolunghine, potete attaccarle a piacimento e creare anche una prolunga più lunga, scusate il gioco di parole. Sono 5 cavi corti. 5 cavi corti, qui io ho messo quindi 4 strisce LED. 1, 2, 3, 4 e 5 cavetti corti, come vedete l'ho attaccati tutti insieme, e poi sono andato a concludere con 2 pezzi ancora di barra luminosa. Come vedete, quindi vi faccio un'inquadratura da qua, ho coperto praticamente tutta la cucina, lasciando questa parte qua che non mi interessava che fosse illuminata, visto che ho la luce della K, e quindi da lontano, come potete vedere, ho una illuminazione totale, luce veramente elegante che illumina il piano di lavoro, è veramente, devo dire, ottimale. E vi faccio vedere le misure, giusto per andare a verificarle insieme a voi, che magari potrebbe essere sbagliata sul sito di Amazon. Abbiamo, come vedete, una misura di 30 centimetri ogni striscia LED, e poi il cavo comunque lì erano 2 metri, e questi piccoli pezzettini sono all'incirca di, una volta che parte da qua, abbiamo circa 13-12 centimetri, 25 da 12 centimetri. Allora, questo è quello che vi posso dire, magari vi faccio vedere come
si vedono a luce spenta, eccoli qua, i piccoli LED all'interno. E vi volevo dire che dentro la confezione arriva anche l'adesivo 3M che sono andato ad inserire per attaccarle e sono veramente stabili, non hanno veramente presentato segni di cedimento, ma se no arrivano anche delle placchettine di plastica che adesso ovviamente non so più dove l'ho messa, comunque potete anche mettere le placchettine di plastica al di sopra la striscia LED e poi un chiodino al di sopra che va ad infilarsi sul mobile o dove preferite. Io però ho optato per la possibilità meno invasiva possibile, quindi ho preferito non andare a bucare la parete e ho messo semplicemente il 3M. Se volete poi andare a utilizzare qualcosa che tenga maggiormente, potete usare del silicone. O vedete un po' voi se volete utilizzare della colla a calda, ma andate magari a rovinare la plastica.